Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come sempre se non l'avete già fatto iscrivetevi col pulsantino in basso a destra, non vi costa nulla, mettete a supportare video come questo, come tutti i prossimi, e proseguite nella Road to Apoc per sbloccare la faccia di Apoc a 15.000 iscritti. E siamo qui oggi con un video che cercherò di fare breve sugli ultimi acquisti manga, questa volta davvero gli ultimi, quindi di questo mese, giugno 2024, e ho comprato un po' di roba. Allora, ho circa 130 euro di acquisti da Feltrinelli, poi i soliti 300 euro di acquisti da Pop Store, ecco qui c'è l'etichettina Pop Store, e circa 90 euro di acquisti dallo store di Panini. Quindi 300 più 130 e sono 430 più 90 e sono circa 520 euro più qualcosina di acquisti solo di questo mese. Quella pila infinita di scatole invece sono gli acquisti precedenti, li vediamo in un prossimo video e partiamo subito dopo la sigla. Allora, eccoci, dunque, come prima cosa vediamo questo al volo. Scottex Gigazine, ecco, ve lo faccio vedere dall'alto. C'era la variant di Scottex Gigazine numero 11 con allegato a Panda Piace Capirsi. Adesso non mi ricordo esattamente il prezzo, ma questo veniva 20, credo forse il bundle 25 euro e la variant 5,90. Per il resto il volume è praticamente identico, non fosse per la variant appunto con a Panda Piace. E c'è una piccola nota all'interno, variant esclusiva, maggio il mese di Panda, quindi Giacomo Bevilacqua ha realizzato la copertina variant di Scottex Gigazine 11, in tiratura limitata solo nelle migliori fumetterie, presa direttamente dal sito di GigaCiao. Inoltre c'erano anche le spillette, queste qui, ve le faccio vedere, a Panda piace spillartisi addosso, ricordati di respirare che a volte lo scordi, a Panda piace andare in giro con te, molto inquietante, sorridi, il peggio che può succedere è che sembri idiota, quando ansia ti abbraccia, tu ricambi l'abbraccio, dopo un po' si stuferà. Queste sono le spillettine esclusive, appunto, di A Panda Piace, che erano allegate a questo volume con la variant. E questa è la prima cosa, ci tenevo a farvela vedere al volo. Andiamo avanti con gli acquisti di, appunto, Feltrinelli, perché mi sono portato avanti. Ho uno scontrino qui che è lunghissimo. E per lo più direi che ho comprato One Piece. Allora, abbiamo un po' di numeri. Eccoli qui. Numeri di One Piece, New Edition, nell'ultima ristampa, quella da 5,20€. Sto andando avanti con questa, anche se faccio anche quella della Gazzetta. Ecco, a tal proposito, mi fermo un attimo, quell'edizione Gazzetta, come metto un attimo qui di fianco, quell'edizione Gazzetta è al numero 49, questa settimana non è uscita, sono arrivato circa alla fine di Thriller Bark, più o meno, dove c'è il cipollone shishishi, Jacob Moria, che diciamo prende tutte le ombre. Non so perché questa settimana non è uscito, ma sono passato in edicola e c'era comunque Bleach, perché sto continuando anche a prendere Bleach edizione Gazzetta, e come potete vedere questo numero ne ha due allegati, adesso vi faccio vedere, ecco, questo è Bleach 61 e poi Bleach 62, vedete? Ma con in allegato un altro volume che è il 48 e dietro infatti c'è scritto: gentile lettore, per un errore di stampa il numero 48 è stato distribuito con una pagina ripetuta. Ce ne scusiamo e speriamo di fare cosa gradita allegando a questo volume una copia corretta. Grazie per averci seguito fin qui. Quindi abbiamo in realtà il numero 62 con anche una copia corretta del numero 48 in questo bundle praticamente con il cellophane. Quindi grazie Gazzetta che hai deciso di correre ai rimedi e risolvere il problema del volume 48. Volevo giusto farvelo vedere al volo. Ma torniamo a One Piece perché sto impazzendo, come vi avevo già detto nel video dedicato a One Piece, quello dei cofanetti, perché sto cercando di recuperare tutti i volumi edizione bianca nell'ultima ristampa, ma anche tutti che siano perfettamente allineati. E vi assicuro che è un'impresa titanica, veramente. Ho dovuto lasciare un po' di buchi, ho dovuto aspettare che uscissero degli altri volumi, che uscissero tante copie, fra l'altro non in fumetteria, perché ne hanno relativamente poche, col fatto che hanno le caselle e sostanzialmente prendono le richieste su ordinazione, ma piuttosto in una libreria, come può essere Mondadori, come può essere Feltrinelli in questo caso, si riescono a trovare molto più facilmente molte più copie della serie completa, perché non avendo le caselle, praticamente non sanno mai quanta gente,
quando andrà a comprare, quindi cercano di tenere sempre 3, 4, 5 copie per ogni volume. Quindi c'è la possibilità di scegliere appunto le altezze per cercare di farli più o meno tutti alti e uguali, con l'immaginetta alla stessa altezza e il titolo alla stessa altezza. Sto impazzendo! Questo perché poi li voglio mettere nei cofanetti. Abbiamo già visto il video con i primi 4 cofanetti, adesso ne arriverà un altro a breve, quindi restate sintonizzati. Mi sono portato un attimo avanti, ecco, non sono tantissimi numeri, sono 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 numeri a 5,20 euro l'uno. 20 numeri a 5 euro sarebbero 100 euro, 4 per 5, 20, 120, sì, circa 120 e qualcosa. Più questi che adesso andiamo a vedere. Ecco, cerco di farveli vedere anche dall'alto e sono riuscito più o meno a prenderli allineati dovendo lasciare dei buchi. 27, 28, mi manca il 29, il 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, il 44, il 45, il 48, il 50, il 51, qui un sacco, 54, 55, 56, 58, 59 e 63. Poi mi sono fermato, potevo andare anche avanti, ma preferisco cercare di chiudere sostanzialmente dei blocchi. Ecco, non vi sto a far vedere le copertine perché poi farò un video dedicato su tutte le copertine magari di One Piece, ci sarà anche tanta altra roba che devo portare di One Piece, ma non è questo il momento. Quindi li metto via e andiamo avanti. Ho recuperato sempre da Feltrinelli, perché in realtà in fumetteria erano finiti, ma li avevo anche già richiesti, ma tanto erano arrivati tutti rovinati, questi erano messi benino, Kaiju numero 8 e la variant del primo numero è un'edizione Start Edition, praticamente sarebbe l'edizione Discovery però della Star Comics, anziché costare un euro ne costa due. Vedete Start Edition, 1,99€, Kaiju numero 8. Questo è il retro, Kaiju numero 8 Start Edition 1, e questo è il dorso. Poi per il resto sono tutti abbastanza identici all'interno, non credo che ci siano delle differenze particolari. No, c'è solo scritto Start Edition all'interno, ma si tratta comunque sempre solo del numero 1, con le prime pagine a colori. Bene, andiamo avanti col mega pacco di Pop Store. Oh, per l'amor del cielo, pesa un accidente! Allora, dunque, andiamo a togliere... lo scotch del Pop. Allora, qui c'è il mondo. Già vi posso far vedere un'anticipazione, se riesco senza rompere niente, di quanta roba c'è all'interno. Allora, come diamine faccio? Ok, allora, metto un attimo a posto. Dunque, direi di partire dalle cose pesanti. Abbiamo Berserk numero 7 della Deluxe Edition. Parto da questo così lo metto in fondo e ci poggio la roba sopra, se no è la fine. Solito tomone che adesso andiamo ad aprire. Eccolo qui. Berserk Deluxe con la scritta rossa metallizzata anche sul dorso. Voilà, dovreste riuscire a vederlo. Tanto alla fine è sempre quello, non è che è cambiato. Allora, andiamo a vedere all'interno. Deluxe Edition 7. Abbiamo i volumi 19, 20 e 21. Andiamo poi alla fine, senza fare troppi spoiler sulla storia, perché ci sono le copertine. Eccole qui. Berserk volume 19, cover art. Berserk volume 20 e 21,
cover art. Molto 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 fighe. E basta, tanto sempre di quello si parla, dell'edizione perfetta direi di Berserk attualmente, salvo problemi di Panini. Un formato veramente grosso, però che comunque si legge bene, c'è anche il segnalibro, cioè guardate che tavole. Dialoghi riadattati con tanto di onomatopee giapponesi, senso di lettura all'occidentale e niente, parliamo di Berserk Deluxe, quindi non c'è da dire altro. Andiamo avanti con altra roba pesante, dunque, che adesso vado a mettere un attimo qui. Abbiamo un paio di volumi di Dragon Ball Ultimate Edition, questi, che sono il 25 e il 26 con Cell. Come sempre c'è la copertina a colori, la sovracopertina a colori e la copertina sotto schiacciata in bianco e nero. Stessa cosa anche per il numero 26. E le pagine a colori all'interno. Da qualche parte forse. Eccole qui. 16 entra in azione, capitolo 371. Le pagine a colori con C16. Poi abbiamo già perso il colore, diventa grigio e rosso praticamente, però va bene, sono le colorazioni originali di quando usciva su Shonen Jump. E poi si torna a bianco e nero. Stessa cosa direi per il numero 26, andiamo a vedere all'interno che pagina colori possiamo riuscire a trovare. Eccole qui, quelle con Super Trunks, quando si ingrossa tantissimo. Ah, fra l'altro bellissimo, perché dovrebbe essere un Super Saiyan appunto con i capelli gialli, biondi, e invece qui con la colorazione diciamo a 2-3 colori massimo ce li ha rossi i capelli in versione Super Saiyan. Questa cosa fa molto ridere. Abbiamo il Super Saiyan God prima che esistesse Dragon Ball Super. E basta, anche qui altre pagine a colori non ce ne sono. Edizione sempre per niente costosa, visto che ogni volume sono 15 euro, ma va bene, andiamo avanti. Oh, abbiamo Kingdom Hearts 358/2, / 2 days, insomma come diamine si pronunci. Questo è il volume 5. Da qualche parte ci dovrebbe essere un cofanetto che credo di... ci sono le pagine a colori alla fine. Con Roxas, Axel e Shion. Solo quella in realtà, non c'è altro. Ecco, questa è la copertina. Dicevo, da qualche parte dovrei avere il cofanetto e anche gli altri numeri, probabilmente, visto che siamo arrivati al 5, sono in una di quelle scatole là in fondo, quindi le vedremo in un prossimo video e parleremo di questa edizione. Che altro non è alla fine che la Silver che prosegue con tutte le raccolte in attesa che poi arrivi Kingdom Hearts 3. Questa volta sono riuscito anche ad avere la cartolina, che non ero mai riuscito ad avere né con Kingdom Hearts, né con Kingdom Hearts 2, né con Chain of Memories, non so per quale motivo, questa volta ce l'ho, eccola qui, della cartolina di 358/2 days con Riku, che mi piace tantissimo in questa forma, con la benda sugli occhi e il vestito dell'organizzazione 13. Oh, è la prima e l'unica probabilmente che riuscirò ad avere, non capisco perché non l'abbiano messe all'interno del cofanetto, ad esempio, o cose del genere. Poi andiamo avanti, sempre con questi volumoni grandi, perché abbiamo la variant di Solo Leveling. Eccola, vi faccio vedere sia la parte davanti che quella dietro. Solo Leveling 1 Anime Variant, in collaborazione con Crunchyroll. Molto carina la sovracopertina, adesso ve la faccio vedere. Ed è questa qui, adesso non ci sta tutta, facciamo che mi taglio un lato perché tanto è inutile. Solo Leveling 1. Dall'altra parte niente, cioè inizia la tua avventura qui su Crunchyroll. Poi c'è il classico volume 1 di Solo Leveling a colori. E basta.
Da notare che all'interno c'è scritto solo leveling 1 anime variant anche nel volume. Quindi sì, anche il volume di poco, ma è variant. Andiamo avanti. Allora, abbiamo queste che le vediamo dopo. Sono le variant di Berserk Collection 42, che formano il disegno completo di Checchetto. Però le vediamo dopo, appunto, quando andiamo ad aprire il pacco di panini. Poi, Zombie 100. Eccolo. Numero 14. Questo in realtà non lo sto leggendo io, lo sta leggendo la mia ragazza, però dice che le piace, è interessante, io sicuramente lo leggerò più avanti, però sono molto curioso perché comunque sta avendo un successo non indifferente, l'ho iniziato a prenderlo da subito appena uscito. Cosa che invece ho preso solo perché mi piaceva la copertina sbrilluccicosa è questo Girl Crush. Non ho ancora visto né letto nulla. La nascita di un idol K-pop, edizione speciale variant cover. Questa è la variant del volume 1, mi piace perché è tutta sbrilluccicosa, non potevo lasciarla lì. Dentro è super rosa fluo, proprio colore evidenziatore. E all'interno abbiamo l'altra copertina, credo reversibile, appunto, Girl Crush 1 classica. Volume 1 6,90€ e da questa parte invece quella sbrilluccicosissima. Non so, mi ha ricordato un pochino Shinoko, però credo sia un po' meno serio, ecco, come manga. All'inizio abbiamo delle pagine a colori, uno stile di disegno che, boh, è carino, non è che mi faccia impazzire in realtà. E alla fine abbiamo un paio di illustrazioni a colori molto shoujo, tra cui appunto quella della copertina. Dietro abbiamo una veloce sinossi, una ragazza con un obiettivo, diventare una idol K-pop, inizi la sfida, Tenka Momose ha appena iniziato il liceo, è brava a ballare, sa cantare e anche un fisico perfetto. Ha sempre successo in tutto tranne che in amore. Un giorno a scuola incontra Erian Sato, grande appassionata di K-pop. La dedizione con cui l'altra ragazza insegue il suo sogno spinge Tenka a prendere una decisione che le sconvolgerà la vita. Boh, non lo so. Comunque il volume 1 ce l'ho, quindi lo leggerò e vi farò sapere se ne vale la pena oppure no. Altro che ho preso solo per la copertina perché mi è piaciuto un sacco questo, non ho idea di cosa sia, Shibatarian, però questa copertina così con questo disegno superfluo mi è piaciuta tantissimo, mi ha colpito al volo. Avevo, se non sbaglio, sfogliato qualcosa, sì, dovrebbe essere un horror, anche abbastanza crudo, molto crudo, terribilmente crudo, bello. Wow, c'ha uno stile di disegno veramente strano, però è... boh, super gore, super splatter, non lo so, devo leggerlo, sono curioso perché per come l'hanno messo giù mi ispira tanto. Cioè effettivamente la copertina ricalca proprio lo stile di disegno classico, questa peraltro credo sia la variant, se non sbaglio, sì. Numero 1 Variant Cover Edition. Non so se è Variant anche il volume. No, credo di no. Pubblicazione mensile. No, il volume non è Variant. Sotto la copertina del numero 1 è così. E là, con la testa mozzata praticamente sotto l'albero. Dietro vediamo al volo la sinossi, nessuno conosce Shibata, ma una volta conosciuto tutti diventano Shibata. Nella primavera del terzo anno di scuola media ho trovato Shibata sepolto ai piedi di un ciliegio. Guardando film insieme abbiamo approfondito la nostra amicizia, avevamo anche deciso di girarne uno come progetto per il Festival della Cultura, ma a scuola nessuno conosceva Shibata. Boh, che roba strana. Comunque sì, è sepolto allora, non è decapitato qui in copertina. Però mi fa comunque molto ridere. Non so, ho voglia di leggere qualcosa di strano effettivamente. Questo c'ha un po' di horror, un po' di splatter, mi sembra di vedere. Misto a una roba molto psichedelica barra psichiatrica, per cui sono abbastanza curioso. Poi abbiamo, per restare in tema, L'estate in cui Icaro è morto. Questa è una variant. Abbiamo visto già l'altra volta il volume 1, fra l'altro, che ormai siamo andati un po' avanti, ma ero indietro con i video. Volume 1, Variant Edition, 6,90€. È super psichedelica anche questa, mi piace tantissimo, adesso ve la faccio vedere. Questo è il volume 1 classico che abbiamo già visto, infatti non dovrebbe essere Variant il volume. No, normalissimo. Molto inquietante. E vi faccio vedere la copertina della Variant, perché è stratosferica, cioè con questi effetti, fra l'altro,
adesso forse non si vede bene, ma ve lo cerco di far vedere anche dall'alto, con questi effetti tutti psichedelici dietro, ma lucidi, cioè lucido su opaco, con i disegni opachi e tutti gli effetti lucidi. Vediamo se riuscite a vederlo. Io spero di sì, spero che si veda dall'alto. Però è veramente bella, mamma mia. Questa è forse una delle variante più belle che ho visto, con i due personaggi, fra l'altro, uno davanti e uno sul retro della copertina. E la vado a affiancare al volume 1, che se non sbaglio aveva la copertina azzurra. Poi abbiamo Frieren con questo, allora vediamo un po', ve lo faccio vedere da qui. Frieren 12, eccolo, contiene il volumetto speciale Fanfare for Frieren, che ha ispirato la sigla del duo Yoasobi, che è fanfara, non so come si pronuncia in inglese effettivamente. Limited Edition, edizione limitata, contiene il volumetto speciale Fanfare per Frieren, racconto inedito che ha ispirato la sigla iniziale dell'anime cantata dal duo Yoasobi, di nuovo. Limited Edition, Frieren 12 più Fanfare for Frieren, prezzo euro 13. Adesso questi tre li metto via, uno lo apriamo, uno in realtà è della mia ragazza, che credo abbia scoperto Frieren prima di me, però va bene. E andiamo a vedere questa edizione. Eccolo. Allora, sfidiamo il cartoncino. Abbiamo Frieren, numero 12, volume 12, edizione limitata, non vendibile separatamente, molto figo anche con appunto questa scritta e il logo dorato. All'interno l'illustrazione, le pagine a colori. Fra l'altro l'anime rivelazione della vita proprio Frieren, non pensavo avesse successo così stratosferico in così poco tempo. E poi abbiamo, eccolo, il libretto Fanfare for Frieren, J-pop. Dietro abbiamo le sagome dei personaggi e la solita scritta e il titolo. E all'interno andiamo a vedere... c'è questa storia... Eccoli i personaggi che abbiamo visto dietro. Questa light light novel, perché è molto light, sono pochissime pagine in realtà, 27, 29, 31, 32 pagine, fine. Sembrano un pochino le trovate come quei mini book che ci sono all'interno dei film, tipo di Sword Art Online, quella roba lì, ecco, con la storiellina che racconta un piccolo capitolo, però è confezionata molto bene, se devo dirlo, con questo librettino, fra l'altro rilegato, con copertina rigida, non è una brossura semplice, è proprio rilegato con i fili dentro, quindi in realtà è abbastanza di lusso. Non pensavo che lo facessero così bene, quindi mi complimento con la J-pop. Tra l'altro, ecco, molto figo appunto che si compone anche il viso, cioè è un disegno art, questa metà, non che sia una cosa particolare, lo fanno spesso, però la metà del cartoncino sotto completa praticamente il disegno di sopra, non è semplicemente una striscetta messa lì, quindi potete anche volendo lasciarla lì, non fa nemmeno così schifo. Andiamo avanti con un altro manga che adesso voglio iniziare a leggere di nuovo, perché l'ho abbandonato per un po' di tempo, sembra che inizi a farsi interessante, sono abbastanza curioso. Qui abbiamo il capitolo relativo al film, vedete c'è Cellmax dietro, Pan ragazzetta, e il film praticamente di Dragon Ball Super Super Hero, che non abbiamo ancora visto in Blu-ray, non capisco perché non esca, hanno dei problemi a pubblicarlo. Ed è la versione trasposta manga. Non è un anime comics, è proprio il manga della parte di Super relativa al film. Quindi disegnato effettivamente da Toyotaro. Andiamo avanti con Bakuman, volume 7. Io li sto prendendo tutti in ordine sparso. Doveva esserci anche il volume 8, ma era talmente rovinato e talmente storto il dorso che non ce l'ho fatta a prenderlo. Questa è la nuova edizione di Bakuman, che contiene più volumi in uno.
sotto la copertina, anche in questo caso abbiamo la sovracopertina disegnata, colorata, e la copertina semplice sketchata. Cosa dire su Bakuman? Lo adoro, io sono pazzo per Bakuman, spero che arrivi anche l'anime in Italia, visto che non capisco perché non l'hanno mai importato legalmente. Lo trovate su Vita chiaramente, ma avrei voluto che fosse pubblicata un'edizione proprio in Blu-ray. Lo seguivo all'epoca e fra l'altro ho preferito l'anime al manga, adesso mi ucciderete come Death Note, anche perché sono quei manga che da leggere sono pienissimi di dialoghi, spiegazioni, discorsi, invece l'anime scorre molto meglio. Non che sia pesante, per l'amor del cielo, io me lo sono divorato Bakuman. La storia è bellissima, non ci sono cattivi, sono semplicemente due ragazzi che decidono di diventare disegnatori di manga, mangaka in generale, perché poi uno fa il disegnatore e l'altro lo sceneggiatore, e si ritrovano in questo mondo della Jump praticamente con l'editor da un lato, con i rivali dall'altro, che sono sostanzialmente i compagni d'avventura, Nizuma, il genio e tutto il resto. È bellissima, mi piace un sacco, e poi c'è il protagonista che ha fatto questa promessa che se riuscirà a far trasporre il suo manga in anime, la tipa che gli piace praticamente lo sposerà. Si sono fatti questa promessa a vicenda con lei che studia doppiaggio appunto e vorrebbe doppiare un personaggio, diciamo, dell'anime di lui. Secondo me è una lettura essenziale per chiunque ami i manga, perché Bakuman è fantastico ed è molto esplicativo di come funzionano anche i sondaggi in Giappone sulle riviste e tutto il resto. Se non avete letto Bakuman, fatelo, perché se siete amanti di manga, questo è il manga per eccellenza che spiega come si fanno i manga. Fra l'altro è pieno di riferimenti stratosferici. Ci sono i personaggi che a un certo punto, mi ricordo, provavano a fare tipo la fusion di Dragon Ball, o che parlavano di altri manga, sì, autocitavano anche Death Note, oppure citavano Tour of Rue come manga più bello di sempre. Io Bakuman lo adoro. Tra l'altro volevo anche fare il cosplay all'epoca, avevo comprato le cuffie MDRX D100, se non sbaglio, della Sony, stavo cercando le Converse con la cernierina proprio per fare il cosplay perfetto, poi è andato un po' così, ma mi piaceva veramente tantissimo. Poi altri due volumi dei Cavalieri dello Zodiaco Lost Canvas, qui abbiamo il 14 e il 15, io spero che siano allineati, ho cercato di prenderli abbastanza allineati fra loro, ma comunque già sono storti, mannaggia a loro, però sì, siamo già al volume 15 alla fine. Eccoli qui, dietro abbiamo questo in colore dorato, questo in colore rosso mattone molto scuro. Di Lost Canvas ne abbiamo già parlato abbondantemente in video precedenti, non sto a ripetermi, per cui andate a recuperare quelli e andiamo avanti. Altri due volumi di Claymore, questa volta il 18 e il 19. Come sempre sotto abbiamo la nostra copertina rosa barra argento, molto figa, che non vi faccio vedere troppo perché altrimenti mi censurano il video. E il 19, ecco, stesso problema, perfetto, va bene, con appunto la storia di Claymore. È una nuova edizione semplicemente perché ha le sovracopertine praticamente slipcase. Poi sempre per la linea Discovery praticamente abbiamo Squalificati numero 1 con questa copertina volume 1 variant, in questo caso essendo J-pop non è la Discovery classica di... cioè, ormai le fanno tutti le loro variant Discovery, ci sono queste di J-pop, ci sono quelle di Star Comics a 2 euro, ci sono quelle di Panini a 1 euro, quindi non poteva mancare quella di J-pop a 3 euro. Va bene, ok, copertina molto carina perché ha un lato e l'altro, vedete? Adesso ve le faccio vedere per bene, ma sostanzialmente le potete anche girare così, vedete, e compone un disegno di una faccia unica. All'interno c'è anche una cartolina, non sapevo di questa cosa, l'ho scoperto ora. Allora andiamo a togliere qui. Questo è il volume 1. Volume 1 regular direi. Sì, 2021, volume 1 regular. Un paio di pagine a colori all'inizio. Questo era un manga che volevo prendere fin da quando ho visto l'anteprima praticamente presentata, perché mi piaceva l'idea, era abbastanza divertente. Poi non so perché non l'ho preso, ora che ho preso la variant ne approfitterò e recupererò anche tutti gli altri volumi. Qui abbiamo la cartolina Ichika Nakano, Squalificati con Quintessential Quintuplets, bellissima questa cosa. Andiamo a vedere se sono le cartoline anche negli altri. Sì, ovviamente sempre la stessa. Adesso io spero che in tutti i volumi ci sia
effettivamente una cartolina. Questo era il numero 1, spero che poi troviamo anche le numero 2, 3, 4 e 5. Ripeto, non ho ancora cominciato a prendere il manga, quindi magari voi lo saprete meglio di me se lo state già seguendo. Però questa cosa delle cartoline con i personaggi è veramente figa. Vi faccio anche al volo vedere la copertina appunto aperta, la sovracopertina Variant. E andiamo avanti con My Hero Academia. Questa una è di Strike, ce l'ho io, adesso te la do appena ti vedo. Numero 39, Variant. Anche in questo caso, essendo una Variant, ha la sovracopertina. Dietro abbiamo gli altri personaggi, perché praticamente è una copertina unica a disegno intero. Molto carina, molto colorata, limited edition, 5,90€. Come sempre, My Hero Academia ha gli schizzi, i fumetti e quant'altro. My Hero Academia è un altro manga che ho letto assiduamente fino a un certo punto, poi mi sono fermato e ho detto basta, aspetto che finisca, tanto ormai dovrebbe essere arrivato addirittura d'arrivo, non vedo l'ora. Ah, c'è anche un poster all'interno, ecco, ve lo faccio vedere, un mini poster pieghevole con Deku super arrabbiato. Non è reversibile, dall'altra parte non c'è niente. Adesso che finisce lo riprendo a leggere assolutamente. E che non ho più la pazienza di stare dietro alle scan settimana per settimana per vedere come prosegue la storia, eccetera, perché sarebbero tantissimi manga da seguire e non gliela faccio. Non gliela faccio perché non c'è il tempo e non ho neanche la voglia, sinceramente, di mettermi lì a cercare le cose di volta in volta. Poi abbiamo Shaman King Superstar volume 6. Molto semplicemente, serie regular, niente di particolare. Le illustrazioni a colori all'inizio. E la sovracopertina, in questo caso andiamo a vedere che è questa qui, banalmente. Ecco, sono felicissimo che la Star Comics stia portando tutto Shaman King, compresi tutti i sequel, spin-off, eccetera, in formato fisico manga in Italia, perché ne avevamo bisogno. All'epoca c'era solo l'edizione vecchia, la Perfect, di Shaman King. Ora che hanno fatto la nuova edizione, fra l'altro con le doppie copertine e tutto il resto, hanno fatto un lavoro eccezionale, secondo me. Andiamo avanti con sempre l'estate in cui Ikaru è morto, perché non ho potuto fare a meno di prendere questo qui, il volume 4, e di prenderlo subito, fra l'altro non so neanche se ho il 2 e il 3 da qualche parte, penso di sì, ma appena l'ho visto ho detto no, mio, subito caccia dentro, perché sì, non so perché, credo di non averlo in casella. Adesso se riesco anche ad aprirlo. Perché c'è questa cartolina che è fighissima, mi sono innamorato, ecco, questo è il volume vero e proprio. E poi c'è questa cartolina che è bellissima, cioè tipo una delle cartoline più belle che abbia mai visto. Guardate che spettacolo, con questo effetto di specchio frantumato. Cioè, veramente, veramente, veramente bella. Mamma mia. Io spero che riusciate a vederla, ma credo di sì. Devastante. E poi abbiamo il volume 4. Al solito, la copertina sotto è uguale agli altri volumi. Abbiamo le pagine a colori iniziali, su carta più spessa, il solito volume psichedelico, e poi la sovracopertina, in questo caso arancione. Ecco, questo è un altro manga che penso una volta finito sarà un pugno in un occhio, visto che tutte le copertine sono di colori diversi. Però almeno sono di un colore pastellato tenue, quindi non sono così sgargianti e accesi da essere un pugno in un occhio come la Color Edition di Naruto. Anche se comunque per discromia ci tiene a farsi odiare. Poi abbiamo Sanda, numero 1, e numero 1 Variant. È incartato, non so perché anche Sanda 1 sia incartato. Differenza di prezzo 7,50€, 7,90€ per la Variant. Leggiamo al volo dietro, anno 2080, Shiori Fuyumura non si rassegna alla dichiarazione di morte presunta di Ono, compagno di scuola scomparsa senza lasciare traccia. Per ritrovarla ha bisogno dell'aiuto del collega, rappresentante di classe Kazushige Sanda, e ancor di più di ciò che il ragazzo nasconde, dalla pluripremiata autrice di Beastars. E infatti si vede che i disegni sembrano quelli di Beastars. E non potevo appunto non prenderlo al volo,
anche perché voglio cominciare a seguirlo fin da subito. Questo sarà uno dei primi che leggerò. Vediamo e cerchiamo di scoprire perché è incartato nel cellophane. Non lo so, non ne ho idea. Comunque qui abbiamo il volume 1. Sanda è la storia di un omone e di una stangona. Dall'altra parte abbiamo un altro disegno. Ricorda molto effettivamente Beastars nei tratti. E questo è il volume 1 con la sua sovracopertina che è incredibilmente morbida e sottile. È praticamente trasparente, se voi la vedete in controluce, adesso non riuscirete mai, però è trasparente. Sottilissima, è una sovracopertina così sottile, non penso di averla mai vista. Di solito sono più rigide, anche quelle che abbiamo visto prima sono molto più rigide. Però va bene, cioè, è talmente trasparente che adesso ve la faccio vedere bene anche qui per intero. È talmente trasparente che se mettete il volume normalmente sotto si intravede il disegno della copertina effettiva. Forse riuscite a vederlo, vedete? Un pochino qui sotto si intravede il disegno del volume. E abbiamo in questo caso anche la variant. La variant ha una carta completamente diversa, sembra carta riciclata spessa di quella che potete fare in casa, un po' come, se ricordo bene, la variant di Asadora, quella che c'era a Lucca. Abbiamo lo stesso identico volume 1, non cambia di una virgola, però all'interno abbiamo in questo caso una cartolina che non c'è nell'altra versione. Non è che me la sono persa io, non c'era proprio. Ok, chissà perché. Questa potevano anche metterla comunque a prescindere in tutti i volumi. Il volume 1 è esattamente identico, è sempre Sanda 1, non è una versione variant particolare. E questa è la copertina invece della variant. Più spessa, più grezza proprio. E mi piace un sacco. Effettivamente non è per niente male. Adesso Sanda lo prenderò probabilmente come serie regolare, quindi me lo farò mettere in casella e mi sa che lo vedrete un po' tutti i mesi. Ecco, qui abbiamo a confronto Sanda 1 e Sanda 1 Variant. Siamo quasi alla fine, proseguiamo con il pacco di panini, che per aprirlo mi serve però il cutter. Allora, questo è solo molto ingombrante, in realtà, perché dentro non è che ci sia chissà cosa. Un sacco di carta. Lo zainetto di Berserk, che ora andiamo a vedere. Altra carta, i volumi. Con questa carta antiurto. E andiamo un attimo a fare ordine, perché così è un macello. Allora, in realtà qui abbiamo relativamente poca roba, perché, e ve li faccio vedere subito, ho recuperato tutti i pezzi del deposito di Zio Paperone, perché abbiamo visto la casa di Paperino, abbiamo visto il castello di Paperinic, ma non avevamo visto il deposito di Zio Paperone. Avevo promesso che avrei fatto un video confronto anche col deposito, e quindi eccoci con tutti i pezzi che compongono il deposito. Come li ho acquistati? Direttamente dal sito Panini. Sono lì in vendita tranquillamente, credo a un totale forse di 23-25 euro, quindi costano molto meno del castello di Paperinic.
è anche più piccolo effettivamente, e abbiamo qui 4 pezzi più altri 2 che sono questi con la banda Bassotti e l'automobile di zio Paperone. Adesso ve li faccio vedere, non so esattamente in che ordine siano usciti, ma cerco di farvi vedere un po' tutto. Dietro non c'è scritto niente, no, non c'è Topolino, attenzione. Questi sono esclusivamente i pezzi del deposito venduti singolarmente senza il Topolino allegato. Si vede che ne erano avanzati un sacco e hanno deciso di venderli singolarmente sul sito. Abbiamo qui il deposito di zio Paperone, secondo piano, 6,50 euro. Poi abbiamo, bellissimo qui, con il mare di monetine d'oro, praticamente, in cui Paperone fa il bagno senza rompersi le ossa. Primo piano è Battista, sempre 6,50 euro. Poi abbiamo piano terra e zio Paperone, sempre 6,50 euro. Poi a 6,50 euro terrazzo con cupola e cannone. E quindi siamo a 7x4, 28, meno 2 euro, 27, 26, più questi che costavano 3,50 l'uno, quindi 7 euro, 26 più 7, 33. 33 euro tutto, considerate che c'è anche il 5% di sconto comprando direttamente dal sito di Paini, quindi ben venga. E abbiamo in questo caso la banda Bassotti, i pupazzetti della banda Bassotti, e come dicevo prima la limousine di zio Paperone. Il montaggio e il confronto con gli altri gadget di Topolino riguardanti Paperopoli, in questo caso, li andiamo a vedere in un altro video, non assolutamente qui perché sennò questo diventa infinito. Non so effettivamente perché avessi saltato il deposito di Paperone, non ne ho idea, però lo volevo prendere. E andiamo a vedere quello che abbiamo lasciato da parte prima, quindi la variant di Berserk, perché c'è anche l'altra metà, perché metà la si prendeva in fumetteria e l'altra metà dal sito di Panini. Ultima cosa, prima di arrivare a Berserk, così chiudiamo con quello, ho recuperato anche Assassination Classroom, la variant. Eccolo. Bundle contiene The Elusive Samurai 8 più Assassination Classroom 1 variant a 12,90. L'ennesima variant di Assassination Classroom. In questo caso presenta Koro Sensei che sostanzialmente gonfia un palloncino con la sua faccia. C'era davvero bisogno di questa ennesima variant? No, la volevamo lo stesso? Sì. Quindi metto via le altre due, ne andiamo ad aprire una. Eccolo qui, qui c'è il fogliettino che ricapitola il tutto, e abbiamo questa, l'ultima variant di Assassination Classroom, sempre del volume 1. Quindi è, se non sbaglio, la terza variant del volume 1 più l'altra variant che c'era, quindi dovremmo essere a quota 4 variant. Ha degli effetti lucidi, come la scritta Assassination Classroom e la faccia del tentacolo di Koro Sensei, il resto è opaco, anche se ha i denti in rilievo. E dietro ha le faccine lucide, queste 4 faccine e basta. Questo è quanto. È una variant gommosa al tatto, fa molto strano, però l'apprezzo particolarmente perché mi piace un sacco Assassination Classroom, e quindi ci sta. Una variant in più male non fa. Ecco, Assassination Classroom è un'altra di quelle serie che, messi uno di fianco all'altro, i volumi sono orrendi. Per fortuna c'è il cofanetto che abbiamo già visto in un video precedente, però ovviamente questa nel cofanetto non rientra. L'unica variant, se ricordo bene, che rientra nel cofanetto non è quella Steelbox, non è l'altra del volume 10, adesso non mi ricordo, è quella del volume 1 che era inclusa già nel cofanetto. Quindi sì, adesso mi rimangono 3 variant fuori così, però va bene. E poi abbiamo banalmente il numero 8 di Elusive Samurai, che appunto è dello stesso autore di Assassination Classroom, per questo fanno le variant bundle, che prosegue la storia. E anche di Elusive Samurai abbiamo già visto le variant del volume 1, 2, 3, se non sbaglio. Adesso non ricordo, c'era anche la variant con il ventaglio che avevamo intravisto all'inizio a Lucca. Come vedete, Elusive Samurai è in vendita tranquillamente a 5,90€,
Mentre per quanto riguarda Assassination Classroom 1 Variant, non vendibile separatamente da Elusive Samurai più Assassination Classroom 1 Variant, bundle prezzo 12,90. Quindi questa è una variant che potete recuperare solo in questo bundle, altrimenti in ISBA. E andiamo avanti finalmente con l'ultima cosa di questo video, che è la variant di Berserk 42, Berserk Collection. Ne ho prese 3 copie di qua, 3 copie di là, e si compone il disegno, ovviamente non in questo verso ma al contrario, ecco, prendiamone un paio. E si compone questo artwork completo che è disegnato da Checchetto. Non solo, perché prendendo la versione fumetteria davano anche la litografia dell'artbook completo, vedete? Ovviamente avendone presi 3, ne ho 3. Eccola qui. Molto 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 figo. Questo è il retro. Berserk cover tributo di Marco Checchetto. Variant esclusiva per fumetterie e variant esclusiva per sito Panini. Quindi sul retro di ognuno vi fa vedere anche l'altra, volendo, l'altra variant. Come se fosse una variant sola. Eccoli, vi faccio vedere anche i dorsi. Non sono male, effettivamente. Non fosse che a me fa cagare, non fosse che a me fa schifo Berserk Collection, c'è l'edizione Deluxe, preferisco di gran lunga quella. Però comunque è un'iniziativa che trovo molto interessante, secondo me se la sono giocata benissimo. Inoltre, arrivando credo a 50 euro di acquisto dal sito Panini, c'era questo, che è lo zaino busta, praticamente, che mi ricorda tantissimo quelli del Lucca Comics, del padiglione della Warner. Ecco, adesso forse c'è un po' di riflesso, non so se riuscite a vederlo. Ok, forse così dovreste riuscire. Questo è il disegno lato 1, questo è il disegno lato 2, che è il retro effettivamente dello zainetto. Qui sotto ci si attaccano gli spallacci. Chiamarli spallacci ce ne vuole di coraggio. Comunque queste cordine qui, vedete? Non ho neanche idea di come si blocchino effettivamente, perché non è fatto benissimo. Allora, penso che per farlo funzionare si debba mettere dentro così e poi ribloccarlo all'interno in qualche modo. Non so esattamente come. No. Allora, il problema è che di solito qui ne hanno due, ok? Cioè è doppio e quindi infili da uno, fai uscire dall'altro. Messo così non ho idea di come diamine si blocchi. Sarò stupido io, però mi viene da dire, toh, fai così e ci fai un nodo, che è di una tristezza incredibile, una cosa del genere, è orribile. Io spero che ci sia un modo migliore per bloccarli, perché se no dovete rifare un giro dentro, ma così non terrebbe lo stesso. E si può fare anche così, ci fate un giro, poi ci fate un secondo giro e bloccate all'interno, ma è comunque come se fosse un nodo a tutti gli effetti. È un sistema orribile per fare degli spallacci, è molto a risparmio, cioè Invicta non vi ha insegnato niente negli anni, o Seven. Poi c'ha i soliti bottoncini in plastica, che ce n'erano alcuni che una volta chiusi per riaprirli gli strappavano mezzo mondo, in questo caso no, e di un materiale talmente leggero che si strappa solo a vederlo, quindi sì, tanto non lo useremo mai. Io credo che nessuno al mondo userà questo per andare a far spesa al Carrefour, per intenderci, o per qualsiasi altra cosa. È completamente inutile e non mi ero neanche accorto di averlo preso, perché è stato aggiunto al carrello in automatico, avendo superato soglia 50 euro, che sono arrivato circa 85-90 mi sembra, e me lo sono trovato dentro il carrello così da solo. Ho detto vabbè, ok, c'è, grazie. Vediamo se riesco a togliere un attimo il riflesso dell'altra luce, almeno forse così si vede un po' meglio. Però sì, cioè, va bene, grazie Panini, ma non credo che sia questo che spinge la gente a comprare di più sul tuo sito. Ci possono essere sicuramente cose molto più interessanti che questo o quei gadget, tipo le monetine, le cartine nel cofanettino di plastica. Boh, cioè, già solo credo le carte di Manga Yo, per esempio quelle di Attacco dei Giganti, erano più carine. Io avrei preferito una roba del genere. Magari se mi fai anche un raccoglitore la gente va fuori di testa, e sei capace di farle cose del genere, Panini carissima, perché hai un mondo di collezionismo, di figurine, di album alle spalle. Vabbè, questo è quanto. Giunti a questo punto, io vi ringrazio per aver seguito il video fino in fondo, vi rinnovo l'invito a iscrivervi col pulsantino in basso a destra, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!